era quello che volevo fare, mettere la qualificazione così per fatta e in tasca, sì, in tasca e potermi concentrare sulla stagione. Una stagione che ha tanti appuntamenti, ho deciso di non fare l'800 qua, in questo momento non ho ancora, ho deciso di non fare gli europei di vasca corta, dato che non ci siamo allenati tanto in vasca corta e non è un obiettivo stagionale per me. Però ripeto, è una stagione piena, partirò domani per il Portogallo, ci sarà una tappa di Coppa del Mondo e questo simula molto quello che succederà all'Olimpiade, quindi ho solo voluto fare i 1500 per comunque provare un'altra gara così di livello, perché stavo abbastanza bene in acqua e quindi ho deciso di venire, di farli, provare a fare il tempo olimpico e insomma metterla da parte. E quindi adesso puoi procedere tranquillamente per quello che riguarda i 1500 verso Parigi. Sì, sì, 1500 la 10 km sono gare molto importanti che là voglio fare bene. Poi sono anche gli 800 che durante la stagione vedrò come riuscirò a farli e in che modo e come gestire anche poi la settimana lunga, 10 giorni che saranno alle Olimpiadi, quindi quello insomma, è un altro discorso, però i 1500 erano importanti. Non li avevo fatti neanche a Fukuoka. Beh, è stato il momento più brutto della mia carriera, andare via da un mondiale e non avrei mai pensato di poterlo fare, però poi diciamo un po' te ne penti perché saresti voluto rimanere, un po' pensi di aver fatto il tuo bene perché cioè, comunque la forma non c'era, non avrei fatto niente, mi sarei solo fatto del male e quindi era importante per me fare un 1500 fatto bene. Certo, e dai comunque un messaggio importante, selezione che magari è difficile da fare per un atleta. Soprattutto un atleta come te, non ce ne sono tanti come te, che però si dividono tra vasca, acque libere e quindi scegli con cura quali gare fare, quali. Sì. A volte si tende a buttarsi nella mischia, non sì, va bene. Sì. Guarda, io sono uno che a dire la verità si butta tanto nella mischia e farebbe tutto. A Fukuoka sono stato stimolato da tutte le persone intorno a me ad andarmene perché sarei rimasto. Però credo sia comunque una gestione migliore sapersi regolare su tutto e anche segno di maturità. Insomma, la decisione di non fare la vasca corta è dovuta anche a quello, al fatto che mi avrebbe tolto tanto tempo per l'allenamento e quest'anno ci sono gare molto importanti e non posso permettermi di perdere troppe settimane. Quindi, ripeto, da una parte l'avrei fatta, però credo sia giusto così, sapersi regolare, prendere quest'anno i giusti appuntamenti per parlare quello. Certo, beh comunque grazie per regalarci queste emozioni. Grazie, grazie. Greg, tu sei uno che studia tanto, quindi avrai visto, studiato quello che è successo a Fukuoka, insomma come si imposta la stagione in piscina in vista delle Olimpiadi con questi avversari. Ma quello che è successo a Fukuoka fa parte della crescita di questo movimento, del fondo. Io ero partito nel 2011-2012 che era una cosa e adesso siamo nel 2023, è completamente diverso, ci sono tantissimi atleti che vanno forti nei 1500 che fanno da sotto 14-35, quindi è una gara totalmente diversa. Quello che io penso è che io qualche cartuccio ce l'ho ancora, è difficile essere lì al momento giusto e tirarla fuori nel momento giusto, ma sono sicuro, sono convinto di avere ancora qualche cartuccio, quindi quest'anno lavorerò per poterla usare quando realmente serve. È quel record del mondo, insomma, che c'è, è un po' un'ossessione, pare magnifica ossessione. Sì, però guarda, è sempre una conseguenza poi della gara che verrà fuori, però è più importante vincerla in quel momento, quindi per me devo mettermi nell'ottica che la gara è questa, in questo punto, cioè questo momento, che vanno tutti molto forti, io devo trovare il modo di poter essere lì in mezzo e potermela giocare. Te lo ripeto, dentro di me sono convinto di poterlo fare, devo dimostrarlo quando serve, però sicuramente Fukuoka mi ha aiutato a capire tante cose. Questa modalità di gara di oggi è quella che va bene oppure va ancora rimodulata? Ma questa va bene per questo momento direi, perché secondo me ho fatto una gara regolare, non volevo partire troppo forte, non volevo tenermi troppo, quindi ho fatto una gara regolare, sicuramente quando ci sono tutti gli altri devi essere in grado di passare anche un po' più forte, però viene col tempo, siamo solo a novembre, io a novembre non avevo mai fatto gare così, quindi va bene. Programma da qui a Doha? Il programma, c'ho solo la Coppa del Mondo adesso, tra due giorni parto e poi dopo niente, mi alleno, cercherò di Natale mi allenerò, Capodanno mi allenerò, però dobbiamo tirare dritto, poi magari dopo Doha mi prenderò un po' di pausa.
però da qui a Doha il tempo è stretto, quindi già abbiamo fatto una buona preparazione in questo periodo, dobbiamo continuare. Grazie, grazie. Allora, Lorenzo si va a Doha, quindi... Si va a Doha. Felice perché febbraio a Ostia sarebbe stata complessa, andiamo un po' al caldino, 10 giorni per staccare, ci può stare. Che commento fai della tua gara? Allora, è una buona gara, sono abbastanza soddisfatto, sono soddisfatto della posizione, sono soddisfatto di aver fatto il tempo per Doha. Speravo di fare un po' meno, perché penso di avere già un po' meno nelle corde, però per come e per quanto è complesso il 200 dorso per me in vasca lunga va benissimo così. Poi prima o poi riuscirò a sbloccarmi e magari ad esprimere il potenziale che penso di avere già nelle mie corde. Però per ora un piccolo passo alla volta, era importante fare il tempo per Doha, avere un'opportunità in più per provare a fare il tempo per Parigi, e quindi per oggi siamo soddisfatti. Diciamo che il 200 è una distanza comunque che va costruita, quindi non è facile, il fatto comunque che hai fatto il tempo adesso a novembre dà sicuramente buone... Buone prospettive. Certo, infatti anche se diciamo che questo periodo della stagione è il mio preferito, perché non sono ancora stanco, ma sono già preparato. Però è anche vero che di solito questo è il mio periodo della stagione in vasca corta. Costruire un 200 in vasca lunga è molto più complesso, quindi anche per questo è una nota positiva. Poi abbiamo lavorato tanto in lunga per essere all'inizio dell'anno, abbiamo lavorato in lunga anche in altura. Abbiamo iniziato presto, quindi devo dire che non è un fine novembre normale, però comunque è fine novembre, quindi vuol dire che abbiamo tanti mesi ancora, abbiamo altri 3 mesi per arrivare a Doha, 4 mesi per arrivare all'assoluto, altrettanti mesi per arrivare agli altri appuntamenti, quindi c'è tanto tempo per costruire ancora. Sì, non è un novembre qualsiasi in un anno, non è qualsiasi. Esatto, infatti nulla accade per caso nell'anno olimpico, quindi in più quest'anno è un anno olimpico con anche un mondiale, con un europeo di lunga che ancora non si sa, tra una settimana abbiamo l'europeo di corta, che comunque per me è molto importante, perché posso togliermi delle soddisfazioni che comunque fanno morale, anche se in ottica olimpica non c'entra assolutamente nulla, però a livello del morale, per quanto mi riguarda, conta molto. E quindi no, non è un anno normale, no. Speriamo di riuscire ad avere dei risultati non normali. In bocca al lupo. Bene, grazie. Insomma, non sei mai contento? No, mai. No, mai, però adesso sono abbastanza felice, sì, dai, sono soddisfatto. Anche perché avevi detto, insomma, voglio togliermi subito il dente è tolto. Esatto. Mi pare anche con successo. Sì, no, va bene, devo dire che sono anche felice di questo amaro in bocca che mi rimane sempre un po', perché non finire mai completamente soddisfatto è un po' il pane quotidiano di una persona agonista, che in realtà io non sono, però sto cercando di diventare, quindi pian pianino riuscire a finire la gara e dire ma il terzo 50 non l'ho fatto sotto 30, bene, possiamo lavorarci, però ho chiuso 29 e mezzo, ma anche l'ultimo 50 non l'ho fatto in progressione, quindi posso togliere lì. È ovvio che prima o poi però bisogna togliere, capito? Perché io finisco la gara e dico qua potevo fare così, qua potevo fare colasso, ma se mischio le mie 3 gare migliori faccio 1,55, però sono ancora 1,57. No, a parte gli scherzi, no, sono, come dicevo prima, sono molto soddisfatto di avere un'opportunità in più di testarmi in palco internazionale, che è un mondiale, perché comunque ricordiamo che è un mondiale nonostante quelle che possono essere assenze varie, e anzi poter sfruttare le assenze varie che ci sono per crescere anche a livello internazionale in vasca lunga, perché magari avere la possibilità di fare una semifinale o se arrivo da particolarmente in forma a giocarmi una finale in ambito mondiale fa tutto bene al morale. E in più sono opportunità in più, perché spero e penso che il mondiale valga come qualifica olimpica, sono una, due o tre occasioni in più per fare un possibile tempo. Se c'erano un po' di attese per la prossima settimana, adesso ce ne sono ancora un po' di più, perché sì, insomma, hai fatto capire che stai bene. Sì, no, sto bene. Adesso lo dicevo prima, cioè, lo dicevo a Claudio la settimana scorsa, è la prima volta in cui mi sento quasi più in forma in vasca lunga che in vasca corta.
però fa tutto morale anche lì, cioè è un continuo gioco di equilibri tra ciò che mi può servire, quindi prendiamo questo successo, essermi tolto il peso di avere fatto il tempo per il mondiale eccetera, per poterlo portare fra una settimana in un 200 d'orso che in corsa è la mia gara, e quindi se anche non sono particolarmente preparato so che la settimana prima ho fatto il mio migliore in lunga, quindi tutto porta, diciamo che è una consecutio temporum di avvenimenti che spero siano sempre in ascensione, non so come dire, sempre a migliorare. Ciao. Alberto, so che magari il fiato ne hai poco, però direi parla tu, cioè la tua gara dice tutto. Sì, sono veramente soddisfatto di questa gara, del tempo, di come l'ho fatta, di tutto. Sono molto contento, era tanto che lo farò in 56, sapevo di avercelo, quindi ci tenevo tanto, era importante farlo già qua, sarebbe stato veramente grandioso, perché chiaramente qualificarsi già adesso per le Olimpiadi ti dà un'ulteriore ondata di fiducia per il resto della stagione e molta più tranquillità per preparare l'appuntamento che a questo punto è a fine luglio. E quindi niente, sono veramente soddisfatto e niente, sono contento. Come ti sei sentito in alto? Perché comunque siamo a novembre, quindi anche una fase un po' particolare della stagione. Sì, sicuramente, infatti non era per niente scontato andare già così forte a novembre e questo mi dà ancora più soddisfazione, ecco. Però devo dire che da agosto, quando abbiamo cominciato questa stagione, con Stefano abbiamo lavorato molto bene anche con gli altri ragazzi del gruppo e mi sentivo bene in questi giorni, sentivo soprattutto anche a dorso, mi sentivo molto meglio in questi ultimi giorni, anche già stamattina si era visto e quindi sapevo di poter fare un bel tempo oggi. Non ero sicuro di riuscire a fare già nel 56, però avercela fatta sicuramente mi riempie di felicità. Quindi è andato, allora in bocca al lupo per tutto il resto. Sì, grazie. Insomma, l'autunno è un po' la tua stagione, cioè, sei diventato campione del mondo, adesso ti sei preso questo pass, questo record, quanto vale? Beh, vale tanto, come ho detto, sono contentissimo, essere qualificato già adesso era importantissimo, sapevo che non era facile, non sarebbe stato facile, però ce l'ho fatta e devo dire il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi è stato, mi sentivo che avevamo lavorato molto meglio rispetto al passato, quindi essere riuscito a mettere in pratica quello che abbiamo fatto in basket tutti i giorni è la cosa più importante. Ecco, parlavi proprio della gestione dei quattro stili, anche della gestione del dorso, così credo che oggi si sia visto un lavoro dietro. Sì, sì. Sì, ho prestato molta attenzione in questi mesi, soprattutto al dorso, cercare di migliorare un po', di inserirlo più che altro bene all'interno dei misti. Oggi penso di esserci riuscito, ora poi guarderò in tempi, non li so ancora, però mi sentivo molto meglio rispetto a tante altre volte che ho fatto i due misti, quindi è sicuramente una bella iniezione di fiducia oggi e cercherò di fare ancora meglio poi a Parigi. Che effetto ti fa Parigi, seconda Olimpiade? Non sono tanti gli atleti italiani che ne hanno fatte due. No, è bellissimo, chiaramente riconfermarsi a livello olimpico era importante, ci tenevo tantissimo. Dopo la prima già mi ricordo che pensavo voglio esserci anche alla prossima, ecco, quindi ora poterci andare ufficialmente sicuramente è bellissimo, è la continuazione di un sogno che sto vivendo, quindi sono veramente felice. E poi la prossima settimana, se stai così bene, c'è qualche soddisfazione da prendersi, no? Sì, adesso le prossime due settimane sono abbastanza impegnative tra queste gare qua, gli europei, quindi cerchiamo di rimanere concentrati, questo qua sicuramente è il modo migliore di iniziare, cerchiamo di continuare al meglio. Alessia Pollieri, bentornata, qua su questi livelli, stai preparando l'europeo e stai bene. Sì, adesso c'è stata la chiamata a sorpresa all'europeo, mi sono molto contenta ovviamente di rappresentare l'Italia di nuovo e avere due eventi così ravvicinati ovviamente è faticoso a livello mentale, però sono contenta, comunque 2-9 adesso mi soddisfa molto e niente, questo. Tra l'altro insomma hai fatto il tuo record personale sui 100 farfalla dopo 13 anni, quindi vuol dire che veramente questo è un bel momento sì, per sì, te. Sì, no? Beh, abbiamo comunque lavorato tantissimo e benissimo con Andrea, Sabino e che è da un anno che mi sono trasferita a Caserta e veramente da agosto quando Andrea ha ricominciato abbiamo fatto molto bene, quindi sono molto contenta. Ci hai messo un po' a metabolizzare la nuova vita però? Beh sì, sicuramente però un po' pagato. Ci vuole, però sì sì, ma anche tutto il lavoro dell'anno scorso che anche se comunque non si è visto in gara, comunque abbiamo lavorato tantissimo e comunque si è visto adesso. Cos'è che ti manca di Imola e cos'è che non ti manca di Imola? Beh, di Imola mi mancano i miei genitori,
il mio circuito, i miei amici soprattutto, e sì, poter stare dei momenti tranquilla con le persone che amo. E no, cosa non mi manca? No, niente, in realtà ci sono i pro e i contro in tutto. Caserta è bella, come Imola è bella, quindi questo. Adesso cosa ti aspetti per questo europeo? Non si può dire. Ci vediamo a cose fatte. Va bene, come al solito. Thomas, complimenti intanto, eh? È un anno particolare, ti trovi a dover selezionare le gare da dover fare in vista di Parigi, giusto? Come ti approcci? Allora, sì, anno particolare sicuramente, ho già gareggiato moltissimo, quindi soprattutto anche qua ero iscritto 6 gare magari, ma ne faccio, credo domani possa essere anche l'ultima, perché abbiamo anche insomma gli europei, quindi non voglio strafare come ogni volta. Anno particolare, gli europei ho deciso di farli per chiudere diciamo il capitolo settembre-dicembre. I mondiali c'è da capire cosa fare e cosa non fare. C'è da capire, appunto, quindi non abbiamo ancora deciso. E poi ci sono questi europei messi in mezzo, però parlando con Cesare comunque ha detto che quelli che andranno alle Olimpiadi, adesso sperando che non andranno gli europei, quindi quello è un problema in meno, però cerco di stare il più tranquillo possibile, adesso appunto farò queste gare qui, poi cerco di assentarmi un po' a casa, allenarmi tranquillamente come ho fatto ogni volta senza dover andare troppo in giro e poi insomma. Allora buon lavoro. Grazie. Diciamo gara diversa dal solito, Matteo, sei esploso nel finale. Sono contento perché in realtà gli ultimi 20 metri non sono mai miei, quindi va bene. Chiaramente non è stata una gara insomma, di altissimo livello, a livello cronometrico di tutti, però siamo a novembre, l'anno è lungo e denso di appuntamenti, quindi tanto come dicevo prima, vincere per me non è mai scontato, anzi dovrebbe essere la seconda o terza volta in basso rivo, quindi questo lo sono felice. No, molti forse si aspettavano, molti avversari, che facessi tu l'andatura nella prima parte. Sì. È cambiato un po' tutto lì, no? Magari ne questo più nei 400 ovviamente ancora di più, e sui 100 sì, però comunque ancora non riesco a trovare certi equilibri sui due, che secondo me sono molto stretti, un attimo che passo troppo forte, troppo piano. E però vabbè, dai, la stagione è iniziata, domani c'è il 4, vediamo il 4 e poi Otopeni. Certo, Otopeni dove ti aspetti che cosa? La scorta mi piace, non lo nego. Sarà se non un campionato un po' più competitivo. A Kazan c'erano molte defezioni, sono arrivato secondo. Tanti ci saranno, quindi cercherò di migliorarmi intanto e poi vediamo quello che esce fuori. Grazie. Simone Codarella, mi sembra di capire che era quello che ti aspettavi, no? Oggi, in questo 400, il tempo che è arrivato. Sì, più o meno da quello che avevo fatto stamattina mi aspettavo più o meno questo, comunque 4,7 a fine novembre è un buon tempo, ecco. E, certo, fatto 4,7,2, se fosse stato 4,6,99 sarebbe stato meglio, però va bene. Stiamo parlando di dettagli, sì. Le gare che arrivano sono quelle importanti, insomma, cosa ti aspetti dalle prossime due gare, dai prossimi due giorni? Ma non lo so, ho avuto un po' di sensazioni contrastanti ultimamente. Anche prima del meeting di Genova, insomma, non mi sentivo molto bene, poi invece in realtà le gare sono andate molto bene. E quindi non lo so, io ovviamente ho preparato molto di più gli 800 e 1500 rispetto al 400, quindi può darsi che domani sia un'altra storia. Però vediamo, non mi aspetto niente, quello che viene, abbiamo ancora tanti mesi per lavorare. Da un anno, l'impressione è che tu abbia veramente cambiato marcia, vuoi arrivare a Parigi al 200%, che cosa sta succedendo, che cosa è successo e cosa può succedere? Ma ho riacquisito un po' più di consapevolezza che avevo perso un po' negli ultimi anni e dalle Olimpiadi, dove mi aspettavo di, è andata bene, ma mi aspettavo di fare di più. L'anno scorso mi ha aiutato tanto, proprio, ma come ho gestito la stagione in tutto e per tutto, l'ho cominciata molto bene e questo mi ha aiutato tanto ad affrontare ogni gara, ogni ostacolo.
e niente, voglio affrontare questa stagione come ho affrontato quella dell'anno scorso. Grazie. Abbiamo vinto il titolo di 200 stile. Un commento sulla tua gara, come ti sei sentita? Allora, sicuramente fine novembre nuotare in lunga è molto impegnativo, ecco, però sono contentissima del tempo perché non pensavo di essere in grado di nuotarlo, sinceramente. So, sicuramente avere Sofia accanto mi ha aiutato tantissimo, veramente. È uno stimolo tantissimo. Poi io comunque mi alleno con Virginia Menicucci, che comunque è arrivata quarta, quindi ho sempre qualcuno con cui confrontarmi allenamento. Poi in gara essere da sola a volte non aiuta, no? Invece oggi ho trovato lo stimolo giusto al momento giusto. Io avevo molta voglia di vincere, quindi nel finale si è visto, penso, quindi ci ho sì, provato con tutte le mie forze. Poi prima o seconda alla fine sarebbe andato bene comunque, l'importante era fare un tempo che mi soddisfacesse e sono riuscita. Bene, e guardando il proseguo della stagione, che obiettivi hai? Sicuramente gli obiettivi per questa stagione sono parecchi. In primis ci sono i mondiali di Doha, il tempo non l'ho fatto, è vero, però spero che con una 4x2 magari di riuscire ad andare. Me lo auguro, insomma, quello sarebbe bello, molto bello per me. E poi ovviamente c'è provare a qualificare la staffetta eventualmente nell'individuale per Olimpiadi, chiaramente. Certo. Ci proviamo, poi se va bene, se no ci abbiamo provato fino in fondo. L'importante è non avere gli impianti, esatto, secondo me. Esatto, bello, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Dire, voi siete un po' della generazione di mezzo, non siete più giovanissime, non siete più neanche esperte, insomma ci hai messo un po', però adesso ci sei dentro, no? Sì, sono contentissima infatti, perché facendo io tre stili era difficile trovare la quadra su cosa fare al momento giusto, perché poi nel momento dello sviluppo per me è stato difficile trovare gli appoggi giusti in vari stili, quindi per esempio il dorso per adesso l'abbiamo un po' lasciato da parte, perché allenare tre stili è veramente complicato, cioè soprattutto facendo 50, 100 e 2 diventava troppo, troppo complicato, quindi per quest'anno anche in ottica staffetti ci siamo concentrati su stile delfino, in particolare il mio stile è una gara in cui mi trovo molto a mio agio, perché essendo cresciuta io tra due delfino, quattro misti, l'idea della strategia della gara comunque mi stuzzica, ecco, rispetto magari a un 100, che sicuramente è una strategia ma è più breve come durata. Quindi mi piace, e poi soprattutto per adesso sembra proprio che mi venga come lo desidero, quindi per me l'importante è questo, mi possiamo, voglio divertire. Possiamo fissare oggi come data in cui è rinata ufficialmente una 4% competitiva, una 4x2 competitiva? Secondo me assolutamente sì, già dal Sette Colli si era iniziato a entrare a vedere qualcosa, secondo me, perché comunque io 58-2, Sofia già stava sul 59 basso, lei Cesarani, Virginia, cioè già si stava muovendo qualcosa. Adesso è ufficiale, secondo me, questa è una 4x2 che sarà sicuramente diversa, perché non abbiamo una punta di diamante con Federica, è inutile farla a dire, però se tutte quante siamo combattive, secondo me può venire una bella 4x2, sono molto contenta io. No, vai pure, sì. Thomas, si va a Parigi allora, con il 100 dorso. Sì. Come ti sei sentito in gara? Male. Forzato un po' il passaggio, come ho detto prima, preferivo fare una gara a morire, se vogliamo chiamarla così. Primo 50 forte e poi provare ad andare in progressione, ma alla fine ovviamente non avevo. Quando faccio la gara così viene fuori sempre 52.9, 52.8, quindi ho detto vediamo, proviamo a farlo, tiro tutto, infatti sono veramente stanco, però bene. Beh, questo è significativo per il tuo percorso di preparazione olimpica, quindi comunque. Sì, questo tempo Coppa del Mondo l'ho già nuotato tre volte, quindi purtroppo bisogna rifarlo qua, quindi l'abbiamo rifatto e sono molto contento. Insomma hai dimostrato di esserci. Sì, insomma, ormai questa gara l'ho masterata. Sì, direi. Però bene, dai. Bravo, in bocca al lupo. Ma sei vinto dappertutto, hai fatto grandi cose, però oggi un po' la tensione forse... No, solo stanchezza. Solo stanchezza. Sì, sono un po' stanco. Vengo da 2-3 mesi, sono sempre stato via, quindi va bene così, non voglio dire altro. Bastava fare il tempo, oggi l'ho fatto, quindi ahimè. Diciamo che si chiude un cerchio, se ne apre subito un altro. Non ancora. Si chiude con gli europei,
e poi dopo con calma ci darà cosa fare. E poi agli europei ho scelto di fare cose diverse, ti divertirai anche, immagino. Gli europei sono uscito anche lì un po' di gare, so già quello che voglio fare, ma non lo dico. Non ce lo dici? No? Non lo voglio dire. No, no, comunque... Non i 100 dorsi. No, 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 farò 100-200 misti e le staffette, basta. Poca roba, fatta bene, spero. E basta. Stile dorso, mi sono un po' stancato. Saranno contenti tutti quelli che ti vogliono vedere sui 200 misti. Le porta li posso ancora fare, quindi a me li faccio. Poi ci sarà il dopo, dicevi, ti riposerai un po'? Riposarmi non nel senso stare a casa, comunque andare a nuoto, nuotare tranquillo, basta stare tranquilli mentalmente e dopo gli europei spero di un attimo... E a Doha almeno una gara individuale? Non lo so, questo non te lo so dire veramente. Cosa... In questo momento pensare a Parigi, cosa ti viene in mente, che cosa pensi, che cosa puoi fare? Sicuramente, diciamo, cioè penso sia una delle mie due Olimpiadi, sperando di andare a quella di Los Angeles, dove posso puntare di più. La scorsa avevo 20 anni, quella del 2032 ne avrò 31, quindi... Sono due Olimpiadi molto importanti, sono più della mia carriera, quindi spero di far bene. È una gara che si fa una volta ogni 4 anni, quindi bisogna fare attenzione, cose le ho fatte sempre bene, quindi spero di farle bene e basta. Ma quella storia di non arrivare da vincitore rimane, cioè nel senso... Sì, io vado Olimpiadi da quarto, quindi diciamo che non devo difendere niente, però insomma le cose sapete che sono cambiate, quindi vedremo. Grazie. Allora, Ludovico Blue Art Riverti, intanto Blue Art è un nome che piace agli americani, quindi tu hai già il futuro spianato, no? No, insomma, dici le tue sensazioni, insomma, non è facile emergere nella rana oggi in Italia, no? No, no, tanta emozione, come hai detto tu, non è facile, ci sono tanti campioni, Mark Lenghi su tutti, poggio, ma è una bella spinta, una bella motivazione. Ed è molto divertente gareggiare di fianco a loro perché è il punto di riferimento, no? E quindi no, tanta emozione, molto contento per la gara di oggi. Hai salito un gradino per volta, sei stato bravo anche in quello perché ogni volta hai fatto meglio, no? Sì, no, è stato un percorso lungo e tanta pazienza, molto importante la pazienza, però un passo alla volta, un gradino alla volta, saliamo e cerchiamo di salire ancora. Lungo fino a un certo punto, nel senso sei ancora molto giovane. Sì. Che sensazione è, insomma, pensare che parteciperai al mondiale? Era il sogno di quest'anno, come ho detto prima, puntavo di più sul 50, sognavo più sul 50 perché ero a 2 decimi dal tempo, sul 100 volevo scendere sotto il minuto, però onestamente dovevo migliorare tanto per fare il tempo per i mondiali, quindi è stato un po' inaspettato. Non del tutto perché quest'anno stiamo lavorando veramente bene, veramente forte, sta spingendo, abbiamo un ottimo allenatore in squadra, un ottimo staff e anche con i miei compagni ci spingiamo ogni giorno a vicenda, quindi... Raccontaci un po' di te, dove ti alleni, come... Io mi alleno a Torino con Antonio Satta, mi alleno con Benedetta Pilato, Alessandro Milessi, Alessandro Bori, Mancini, siamo un gruppo, siamo 10 persone, 10 ragazzi, però c'è un'ottima chimica. Andiamo molto d'accordo e questo aiuta tanto perché nuoto è uno sport individuale, però se trovi il gruppo giusto, i compagni giusti, questo è un bello stimolo. Allora, sì, sono veramente contenta di questo percorso in generale, ma penso che tutto il lavoro fatto si sia visto anche col 100 rana uomini, Ludovico è mio compagno di squadra, quindi stiamo veramente lavorando bene, c'è tanta speranza, tanta voglia di fare. Io speravo di fare un po' meno in questo campionato, però ci sono sul pezzo. Sì, questo ti dà una carica incredibile, penso, per andare avanti comunque. Beh, sicuramente inseguiamo questo obiettivo adesso con una serenità diversa. Non dovremo prepararci per i campionati di marzo, quindi sarà una preparazione un po' diversa rispetto a quella che magari avevamo progettato, perché sinceramente io non ci credevo tanto a inizio stagione a una qualifica a novembre, perché venivo da una stagione in cui al Stecole avevo votato 1-9, quindi oggettivamente non ero molto speranzosa, però Antonio mi ha veramente
spinto a credere tanto in quello che stavamo facendo, anche perché davvero in allenamento stiamo facendo tanto. Io non sono tanto abituata, però sto imparando ad allenarmi, quindi questo è solo il punto di partenza. Diciamo che ti trovi bene e probabilmente stare con Antonio ti dà anche una certa serenità comunque lì a Torino. Sì, beh, l'ho detto prima che ovviamente vivendo lontano dai miei è un po' il mio punto di riferimento nel caso in cui dovessi avere un problema o altro. Poi ci vediamo due volte al giorno, quindi più di così non potremmo condividere la nostra vita insieme, quindi sono molto contenta. Parlo come se fosse il mio fidanzato. Beh, ancora complimenti. Grazie. Comunque. Insomma, vai forte sempre. No, non sempre. No, insomma, in questa stagione continuità, no? Siamo partiti col piede giusto. Sinceramente, un mese fa forse avevo migliori sensazioni, però c'era un'atmosfera e una posta in gioco completamente diversa. La tranquillità era molto di più, quindi vediamo un po' adesso come si continuerà. Tra poco partiamo per gli europei, quindi una dopo l'altra, non abbiamo neanche il tempo di staccare, però... Diciamo, in che cosa è cambiato più di tutto il tuo lavoro, il tuo approccio, il tuo modo di preparare le gare? No, più che come approccio è cambiato proprio il mio stile di vita, ma anche i miei allenamenti. Già facendo dei doppi in più, che a casa non avevo mai fatto, è completamente uno sport diverso. Quindi sto cercando comunque di abituarmi, perché non è facile adattarsi, e ci proviamo. Questo panorama della rana, che insomma ha avuto il ritorno di Melutite, che ha un po' sparigliato le carte, no? Beh, sì, diciamo che davanti ad una campionessa del genere non si può dire niente. Ovviamente la battaglia è lì, però vedremo come andrà. Io per adesso posso fare questo. Prima hai lanciato un bel messaggio, lo vuoi ripetere? No, vabbè, in breve ho semplicemente detto che non voglio continuare a vivere in un mondo in cui tutte le notizie che sentiamo quotidianamente diventano abitudine. Non voglio per i miei figli dover insegnare ai miei figli ad essere coraggiose, ma voglio educare mio figlio a non commettere determinati errori. Quindi spero che questa cosa veramente porti cambiamento. Michele Lamberti, insomma, record personale, terzo in Italia all time. Possiamo dire che è valsa la pena aspettare un po' troppo, forse sì. qualche tempo di troppo, però insomma è arrivato il momento in cui ti sei preso una bella soddisfazione. Sì, sono molto contento, è un tempo che aspettavo da un po', sotto i 54 finalmente, all'università 4-0, e adesso finalmente è arrivato un bellissimo tempo, qualificazione per il mondiale. Ho iniziato un nuovo percorso da maggio insieme a Thomas e sto iniziando adesso a raccogliere i frutti. Non è stato semplice all'inizio, il primo mese, soprattutto poi il 7 colli a giugno subito, ho fatto fatica, però pian piano con il tempo mi sono sentito sempre meglio e sto acquisendo sempre più fiducia, sto lavorando bene, sto diciamo anche conoscendo sempre di più i meccanismi di Thomas, di Alberto, quindi sono contento. Vantaggi e svantaggi di essere in una specialità dove c'è tanto traffico, c'è un Ceccon, c'è Mora, c'è Bacico che sta crescendo, insomma siete in tanti. Sì, sì, siamo tanti e questo può essere soprattutto da stimolo in allenamento a non mollare di un centimetro, perché come hai detto tu i nomi sono tanti, Bacico sta crescendo, c'è appunto Mora, c'è Stefani. Bisogna seguire Thomas che in questo momento è molto avanti. Io ho fortuna di averlo in allenamento, quindi la gara è ogni giorno e quindi vediamo di provare a fare sempre meglio. Allora, oggi è stato avanti, ma non così avanti, no? Sì, mi sono mancati un po' gli ultimi metri e poi non lo vedevo perché lui era in 4, io in 6, però fino al 75 ho fatto la gara di altissimo livello, poi lavoreremo anche sulla parte finale.